Ciao a tutti e bentornati alle preview di Centralmente Cinema. Le scorse settimane sono state davvero ricchissime di nuove uscite cinematografiche, che con un po' di fortuna potete ancora trovare in sala. Per esempio il thriller 2022, Il destino è già scritto. Altro film sicuramente da vedere è il tanto discusso Transformers, l'ultimo cavaliere, con un Sir Anthony Hopkins forse non al massimo delle sue prestazioni, ma con un Michael Bay che invece sembra aver sfondato nuovamente la barriera del cinema. Ma questo inizio di luglio non è certamente da meno, non posso non citare la trashata della settimana, ovvero il remake tutto italiano di Fast and Furious, Fausto en Furio, Nun Potimo Perde, un film di Lucio Gaudino con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Abbiamo poi quello che è un vero e proprio evento che spero per voi siate riusciti a cogliere, ovvero il ritorno al cinema di Godzilla, firmato Hideaki Anno, l'autore di Evangelion, che ritorna in scena, portando una sua versione del famigerato kaiju giapponese. Ma nel momento in cui registro questo video, il vero film che ho in testa è il ritorno al cinema di Spider-Man, che con un titolo profetico come Spider-Man Homecoming ritorna nel Marvel Cinematic Universe. Un film che aspetto davvero da tanti mesi, fin da Civil War. E sono davvero curioso di vedere questa nuova versione di uno dei miei supereroi preferiti. Come sempre, vi aspetto nei commenti, parlateci delle vostre esperienze cinematografiche, di cosa avete visto, di cosa non avete visto ma avreste voluto vedere. Discutete, condividete le nostre recensioni e al prossimo video. Qui Pietro Ranieri per centralmente.com.